Oggi vi propongo un restyling piccolo piccolo. Colorerò tutta la struttura con Nuit Parisienne e svernicio sia i pannelli che hanno gli intagli che le bordure intorno, anche i frontali dei cassetti e sulle ante. Tolgo i rimasugli di sverniciatore con un pezzo di carta, un secchio con acqua calda, 2 litri, ammoniaca, più o meno un bicchiere, spugne, una bella spazzolina e toglieremo tutti gli avanzi di sverniciatore. È arrivato finalmente il momento di colorare. Passo le antine. Ora continuo su tutta la superficie. E ora della seconda mano. Non farò una seconda mano vera e propria. Farò dei ritocchi di colore puro. È l'ora di passare il mio bellissimo rococò. Il rococò è ancora umido. Tolgo il nastro carta in questo momento. E adesso mi dedico alla parte superiore all'alzata. Farò 3 diverse bordure. I miei pomelli sono perfettamente lucidi, lavandoli con aceto e sale. Ho deciso quindi di fare un leggero lavaggio col rococò. È arrivato il momento di proteggere col protettivo lucido. Questo meraviglioso mobile sarà tutto protetto a cera. Ciao!